Stai cercando una torta senza zucchero, sofficissima, facile e veloce per la tua colazione? Bene, sei nel posto giusto perché oggi ti propongo ben 3 ricette di torte senza zucchero, una più buona dell'altra. Se ci segui su Instagram sicuramente avrai visto nelle storie che in questi giorni ci siamo sbizzarriti a preparare varie torte senza zucchero. E devo dire che per un po' di giorni, con le colazioni per la settimana, siamo a posto. Noterai che le torte di oggi, oltre ad essere senza zucchero bianco raffinato, sono anche senza burro e latte. Quindi perfette per chi è intollerante al lattosio. Essendo anche senza glutine, sono delle torte leggere ma deliziose e ti assicuro che piaceranno a tutta la famiglia. La prima torta che prepariamo è una torta di mele senza zucchero, un dolce leggero e soffice che si prepara con pochi semplici ingredienti. Oltre ad essere senza zucchero è anche senza latte e burro e secondo me questa torta è ideale per la colazione di tutta la famiglia. Vediamo come prepararla. Prima di cominciare, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale e lasciaci un mi piace a questo video. Per prima cosa ho sbucciato 2 mele, circa 200 grammi, ho rimosso il torsolo e poi le ho tagliate a fettine spesse, circa 1 centimetro. Ho messo le mele in un contenitore alto e stretto, le ho frullate con un frullatore a immersione e le ho messe da parte. Poi ho preso 3 uova a temperatura ambiente e le ho messe in una ciotola. Ho cominciato a montare le uova con le fruste elettriche, dopodiché ho aggiunto gradualmente 70 ml di olio vegetale. Io ho usato quello di semi di girasole. Poi ho aggiunto anche 80 ml di sciroppo d'acero e ho continuato a montare fino a quando le uova sono diventate chiare e spumose. A questo punto ho aggiunto 80 g di farina di mandorle, 120 g di farina di grano saraceno, la scorza grattugiata di un limone piccolo e poi ho aggiunto anche le mele frullate precedentemente. Ho mescolato il tutto delicatamente e poi ho aggiunto 12 g di lievito in polvere per dolci. Ho mescolato sempre delicatamente per non smontare le uova e poi ho preso uno stampo da ciambella da 22 cm di diametro. L'ho spennellato con dell'olio e l'ho infarinato molto bene. Poi ho distribuito l'impasto all'interno dello stampo e l'ho messo da parte. Ho sbucciato 2 mele e le ho tagliate a fettine non troppo sottili. Poi ho decorato la ciambella con le fettine e ho infornato nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 30 minuti. Eccoci qua ragazzi, il nostro ciambellone senza zucchero è pronto. Adesso lo facciamo raffreddare e poi lo tagliamo. Benissimo, la nostra torta senza zucchero è praticamente quasi raffreddata, quindi direi che possiamo toccarla senza ustionarci. Adesso la mettiamo su un piatto, quindi prima la rovesciamo su un piatto, in questo modo, e poi la rirovesciamo su un altro piatto, perché come l'abbiamo decorata con le mele, vogliamo che le mele si vedano. Wow, che bella! Eccola! Aspettate che la sposto così. Olè! Ragazzi, è sofficissima, non so se riuscite a vedere dal video, sprigiona un profumo buonissimo di mele ed è sofficissima, sofficissima. Direi che possiamo tagliare un pezzo. Diana, questa volta il primo pezzo è mio. Va bene, allora ne taglio 2, dai. Vai. È sofficissima, ragazzi, che buona. La torta, questa torta senza zucchero è veramente fantastica. Allora, io sono pronta per assaggiare. Prima però voglio fare una piccola premessa. In questa torta ho utilizzato la farina di grano saraceno, ma voi potete tranquillamente usare altre farine che avete in casa. Io dovevo finire quella di grano saraceno, quindi l'ho usata. E niente, adesso assaggio. Vediamo un po' com'è. Mamma mia, è delicata, dolce al punto giusto, buonissima. Poi le mele si sentono un sacco e questa cosa mi piace perché molte volte nelle torte le mele scompaiono, ma è buonissima e non è secca, cosa molto molto importante.
Allora ragazzi, questa è la nostra torta senza zucchero. Senza zucchero ovviamente intendiamo zucchero bianco, perché so che qua dentro c'è lo sciroppo d'acero e ci sono anche le mele, ma lo scopo di queste ricette è appunto farle senza zucchero bianco, ok? Fatta questa premessa, io a questo ciambellone senza zucchero gli darei un 9,5. Wow, votatissimo! È buonissima, veramente. Fidatevi e provatela anche voi. La nostra seconda ricetta è una torta al cioccolato senza zucchero. È un dolce light, soffice e goloso, perfetto per la merenda o al mattino per una colazione speciale. È senza burro e senza latte, quindi perfetta se sei alla ricerca di una torta senza zucchero, leggera ma deliziosa, e anche se sei intollerante al lattosio. Il segreto di questa torta è che non contiene alcun tipo di farina. Inoltre, il procedimento è molto facile e veloce, vediamolo insieme. Per prima cosa ho pesato 180 g di quinoa. Lo acquata molto bene, dopodiché l'ho messa in una casseruola. Ho aggiunto 360 ml di acqua e l'ho fatta cuocere a fiamma dolce fino a quando la quinoa ha assorbito tutta l'acqua. Una volta cotta, l'ho messa su un piatto e l'ho fatta raffreddare. Poi l'ho messa in una ciotola e ho aggiunto 3 uova, 100 ml di olio vegetale, 170 ml di sciroppo d'acero e ho frullato il tutto con un frullatore a immersione. Poi ho aggiunto 60 g di cacao amaro, ho mescolato il tutto e infine ho aggiunto 12 g di lievito in polvere per dolci. Ho preso uno stampo da 25 cm di diametro, l'ho spennellato con dell'olio e l'ho infarinato molto bene. Ho versato l'impasto all'interno e l'ho messo da parte. Poi ho tritato 60 g di noci e le ho cosparse sulla superficie della torta. Infine ho cotto la torta nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 35-40 minuti. Eccoci qua ragazzi, la nostra torta al cioccolato è pronta. Allora, dobbiamo farla un po' intiepidire, ok? Perché le torte calde, caldissime, appena sfornate, non sono poi il massimo. Quindi la facciamo raffreddare e poi torniamo e ce la gustiamo tutta, o quasi. Dai. Ok, ci siamo. La nostra torta è tiepida, non è completamente fredda perché io non ce la faccio ad aspettare. Allora, possiamo direi procedere con il taglio. Guardate quanto è bella. Bella. È anche sofficissima, guardate, guardate. Questa è una torta spaziale, ragazzi. Una torta senza zucchero, senza glutine, senza burro, torta senza lattosio. Se avete intolleranze o comunque se seguite una dieta senza glutine e lattosio potete farla tranquillamente. Allora, che ne dite? La tagliamo? Beh, direi proprio di sì, è quello lo scopo, no Diana? Sarà difficile resistere perché ha un profumo veramente veramente spaziale. Guardate che soffice, si vede già da quando la tagli. Oh, pronti? Vai. Oh. Ragazzi, vi ricordiamo che questa torta è senza farina. Esatto, una torta senza zucchero e farina. Guardate quanto è soffice. È ancora un po' calda, però almeno non è bollente. Possiamo comunque gustarla. Ok, mettiamola sul piattino. Ragazzi, è bellissima questa torta. E poi rimane umida, leggermente umida dentro, ma allo stesso tempo soffice, non si secca. Questo perché c'è la quinoa dentro, ok? Che mantiene la nostra torta morbidissima. Assaggio prima io, Vai. No, beh, questa è la migliore di tutte. Wow. Ma sì? Ragazzi, se avete il nostro libro Dai e si mangia, questa ricetta la potete trovare a pagina 158. È una versione un po' diversa da questa che abbiamo fatto oggi, semplicemente perché ho aumentato un po' le dosi della quinoa e ho diminuito quelle del cacao, perché in questa ricetta c'è la polvere di carrube, che è un po' diversa. Comunque, se avete il libro, andate a vederla nel libro, a pagina 158. Adesso noi finiamo di mangiare questo pezzo e passiamo alla prossima torta senza zucchero.
La terza torta che prepariamo è una deliziosa torta di carote, facile e veloce da preparare. La particolarità di questa torta è che è sofficissima, non diventa secca, infatti rimane così per molti giorni, come appena sfornata. Puoi prepararla in anticipo, in modo da averla pronta durante la settimana, a colazione e merenda. Per prima cosa ho preso 200 g di carote, le ho sbucciate e le ho grattugiate sui fori più larghi della grattugia. Poi ho messo le carote in un contenitore alto e stretto e ho aggiunto 60 ml di olio vegetale. Scegliete l'olio che avete in casa, io ho usato quello di girasole per tutte le torte. Ho frullato il tutto e poi ho preso 3 uova a temperatura ambiente e le ho messe in una ciotola. Ho cominciato a montare le uova con le fruste elettriche, dopodiché ho aggiunto gradualmente 70 ml di olio. Ho continuato a montare fino a quando le uova sono diventate chiare e spumose. A questo punto ho aggiunto 60 g di farina di mandorle e poi 100 g di farina di ceci. Ho mescolato delicatamente per non smontare le uova, dopodiché ho aggiunto anche le carote frullate precedentemente. Poi ho aggiunto anche un cucchiaino di zenzero fresco, grattugiato finemente, la scorza grattugiata di un limone piccolo e 12 g di lievito in polvere per dolci. Infine ho aggiunto anche un pizzico di sale. Ho preso uno stampo da 22 cm di diametro, l'ho spennellato con dell'olio e l'ho infarinato bene, passaggio fondamentale per la riuscita delle nostre torte. Poi ho versato l'impasto all'interno ed ho cotto la torta nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 30 minuti. Eccoci qua! Pronta anche la nostra terza torta, la nostra torta di carote senza zucchero. Questa è proprio senza alcun tipo di zucchero questa volta, eh? Ci sono solo le carote, niente sciroppo d'acero, niente frutta ovviamente. E adesso la facciamo intiepidire come sempre e poi ce la gustiamo. Allora, la rimuoviamo dallo stampo. Guardate che carina! È sofficissima e adesso possiamo servirla così com'è oppure possiamo arricchirla un po', visto che non c'è alcun tipo di zucchero, ci sono soltanto le carote che danno un leggero retrogusto di dolce, e possiamo arricchirla con del burro di mandorle fatto in casa, ma anche del burro d'arachidi va bene se preferite usare quello. La guarniamo semplicemente con un po' di burro sopra in questo modo. Così la decoriamo anche e risulta un po' più carina. Poi io ho grattugiato anche una carota piccola, e poi l'ho strizzata. E adesso possiamo decorarla con le carote grattugiate in questo modo. Benissimo, io direi che così va bene. Ora possiamo tagliare un bel pezzo e finalmente assaggiarla. Assaggio. Buonissima. Wow. Le carote si sentono tantissimo. Ragazzi, questo è veramente il top. Senza alcun tipo di zucchero, eh? Wow. Provatela, provatela assolutamente. Questa è la nostra terza torta senza zucchero, senza lattosio, senza glutine. Voi potete consumarla a colazione, va benissimo in realtà anche come merenda. E io spero vi piaccia e se la provate fatemi sapere. Bene, ora avrai tanta scelta per variare le tue colazioni o merende con torte senza zucchero fatte in casa, soffici e facili da preparare. Se queste torte ti sono piaciute, fammi sapere qui sotto quale preparerai. E se questo video ti è stato utile, puoi supportarci iscrivendoti al nostro canale e lasciando un mi piace a questo video. Se farai queste torte, fammi sapere com'è andata e per qualsiasi domanda o dubbio scrivimi qui sotto e io sarò felice di risponderti. Ti ricordo che puoi trovarci anche su Instagram e Facebook, sempre con il nome DNA, video ricette per i gruppi sanguigni. Per oggi è tutto, io ti aspetto nel prossimo video.